Ragazzi, benvenuti e bentornati su Kingdom Hearts Final Mix. Well, well, as I live and breathe, if it isn't Pinocchio. Oh, hi, Jiminy. What in the world are you doing down here? Playing hide and seek. I just don't believe it. And here I was, up all night just worried sick about you. Why, of all the Pinocchio? Pinocchio, stavi davvero giocando a nascondino? Io non me ne ero mai, non me ne ero proprio accorto che Pinocchio era qui, ragazzi. Mi sono accorto adesso, a casissimo. Sì. Allora dimmi, cos'è questo? È un regalo. Niente bugie. Lo sai che non devi dire bugie. Le bugie hanno il naso lungo. Basta guardarti in faccia. Ma se vuoi qualcosa, perché aspettare? Perché non prenderla? Oh cielo, chi te lo ha detto? È proprio vero che se non ci sono io la tua coscienza vicino a te... È vero, sei tu la mia coscienza, Grillo. Non dirò bugie finché tu stai con me. Devi essere buono per diventare un bambino vero. L'avevi promesso a Geppetto, vero? Oh, sai dov'è il mio babbo? Non è con te? Grillo, andiamo a cercarlo. Aspetta, fuori ci sono pericoli e tentazioni. Vado io a cercare Geppetto, tu aspetta qui. Queste persone mi aiuteranno. Lo faremo? Bene, andiamo Sora? Almeno potevi prima chiedercelo. Non dirò bugie finché c'è il Grillo. Ma cos'era quel regalo che aveva? Chissà dove è finito il babbo. Boh, vabbè. Ah, aspetta, cosa? Attenzione clienti, potete... Grazie Pippo per aver messo il tuo faccione. Potete la... Aspetta, wow, un cristallo! Potete elaborare oggetti come questo al secondo piano, Cupo. Al secondo piano. Ma io mi stavo rendendo conto di oggetti nuovi solo adesso. Solo che al secondo piano non possiamo andarci. Ma vedete che dobbiamo sbloccare il trio verde? Mi sa proprio di sì, ragazzi. Lo faremo... Cioè, dobbiamo andare avanti nel gioco. Però noi abbiamo un altro pezzo di Gummy Ship. Ehi, è un altro Navigummy, eh? Sì, Navigummy, scusate. No, Gummy Ship. Pezzo di Gummy Ship. Scommetto che lo vuoi installare. Eh sì, per favore. Sembra un pezzo di Navigummy. Devi trovare l'altro pezzo. Com'è l'altro pezzo? Vabbè. Comunque... Per il momento andiamo. Vediamo quali altri mondi ci attendono. C'è un nuovo torneo sul Monte Olimpo. Dicono che chi vince avrà un premio incredibile. Ah. Buco cosmico. Bene. Vedete, velocità warp, quindi ci possiamo andare subito. Andiamo un attimo a vedere. Perfetto, tra l'altro qui c'erano dei trio rossi. Se c'erano soltanto quelli verdi, o bianchi. Infatti qui ce n'è uno bianco. Sora, è il momento di passare da cucciolo d'eroe a vero eroe. Parteciperai? Non vedo l'ora di competere con te. Ma io ho paura! C'è quello giallo. Conosci le regole, no? A quale torneo partecipi? Coppa Phil. Che sistema di regole usi? Normale. Ah, eccolo! Avete visto l'abilità? Pippo Tornado ha imparato Pippo. Vieni qui!
E ho paura dell'ultimo scontro. Posizione 8. Scimmie e magia. Tocca far fuori quelli verdi. Dov'è? Mirami quello verde. Bravo. Niente, paperino, ho già schiattato. Ok. Levastapiedi. Come levastapiedi? Piedi di ferro. Come piedi di ferro? Ah! Cosa è successo? Via! Come faccio a evitarlo esattamente? Perché devo schivare. Merda! Grazie! Oh. Madonna, le scimmie! Ok. Bene. Allarme magico. Oddio. A posto. Ah no, manca lui. So che questa è una roba extra, però magari ci sblocca delle cose interessanti, tipo l'utilizzo di un nuovo trio, non lo so, vediamo. Oddio, blu ciccio. Blu ciccio va eliminato il prima possibile. E fatti colpire dietro. Oh. No. Merda. Dobbiamo prima far fuori le scimmie, perché sennò è un casino. Vaffanculo. Bravo Pippo. Oh. Ma dice Good Daisy o For Daisy? Pugni e musica. Come tre blu ciccio. Ma no, non è vero. Ci sono tre Rhapsody in blu. Oh, blu ciccio. Tre blu ciccio alla fine. Via, 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 via. Aspettiamo che si stanchino le mani. Occhio. Ok. A posto. Oh, per una volta esultiamo noi. Ecco. Due blu ciccio pure. C'hanno pure gli healer. Inutile dire che dobbiamo eliminare prima loro, perché sennò è la fine. Bene, paperino ha livellato l'attacco. Merda. Ok, è un andato. Devo andargli dietro, però se mi segue...
Ok, ce la stiamo cavando bene. Siamo quasi alla fine. Eccoci. Piedi e pugni di ferro. Occhio, occhio, occhio. Madonna, sti piedi. Vieni qui, scimmia di merda. Ma mira i piedi! Le mani vogliono il mio culo, le mani. Oh! Ok. Dai, ci sono soltanto le mani adesso. Aia! Ma vaffanculo. Ok. Ok, è aumentato l'attacco. Mo' il problema è che adesso è la fine. Squadrone Umbra. Solo il torso di ferro però, eh. Attenzione. Porco. Vaffanculo, sto torso di merda. Via, via, via. Aiuto! Ok, manca lui. Yes! L'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! Ti prego, dimmi di sì! Sì! Forza delle stelle. Antima. Ah, minchia però. Non credevo ce l'avessi fatta. Niente male. Phil, sei cocciuto come al solito. Non fare finta di non essere contento per loro. Ragazzo, hai ancora molta strada da fare. Tra poco iniziano i prossimi giochi e si fa sul serio. Questo è il nostro trofeo? Come non si apre? Ah, forse per aprirlo dobbiamo spostare questo. Però ci serve il trio giallo. Allora, prima di salvare, rimettiamoci degli oggetti. Prima mettiamo la pozione, etere, e facciamo mega pozione. Paperino. Pozione. Pozione. E un mega etere. Pippo può portare tutto quello che vuole. Facciamogli portare però 3 pozioni, va? Anche perché, ecco, l'unica pecca che per ora mi sento di dare a questo gioco, a parte ogni tanto la telecamera sbarazzina, è l'intelligenza artificiale dei compagni che appunto a volte sprecano oggetti o consumano subito il mana. Anche per nemici inutili. Ah, giustamente prima dobbiamo andare alla città di mezzo e poi al buco cosmico, a meno che non andiamo prima qui. Guardate, io voglio andare in quel buco cosmico là. Qui abbiamo chiuso tutte e tre. Manca il Monte Olimpo a chiudere la cosa. La setatura.
E andiamo, ragazzi. Buco cosmico. Se riuscissi a prenderne uno. Perché sono despawnati? Ah, ok, ma anche solo distruggerle mi dà punti. Merda, vabbè. Oh, siamo vicini, al buco cosmico. Che sarà un fenomeno spaziale? Una porta verso nuovi mondi? Ok. Non è da rompere questo, vero? No. Oh! Cos'è quella gummy ship? Sì, sto passando da sopra invece che da sotto, ma... Ok. 274. Dove siamo? Aladdin. Agraba, andiamo. And the keyhole. The Heartless are searching for it now. I'm certain we'll find it soon enough. So that just leaves... Jafar! I've looked everywhere for Jasmine! She's disappeared like magic! The girl is more trouble than she's worth. You said you had things under control. Agrabah is full of holes for rats to hide in. But why worry about Princess Jasmine? With her or without her, surely this world will be ours when we find the keyhole. We need all seven princesses of heart to open the final door. Any fewer is useless. Well, if the princess is that important, we'll find her. Find Jasmine and bring her to me at once. Don't steep yourself in darkness too long. The heartless consume the careless.
Your concern is touching, but hardly necessary. Ah, già partiamo così. Bellissimi gli Heartless vestiti così, però, eh. Allora, gli servono tutte e sette le principesse Disney per aprire la porta finale. È per questo motivo che nel tutorial si vedevano le principesse Disney. Vi ricordate le piattaforme con le principesse Disney? Credo, eh. Mega pozione. Qui c'è qualcosa? No. Il ripostiglio. Controlliamo sempre che se ci sia qualche trio. Oh! Tiè. Mega etere. Manni. Entriamo nel ripostiglio. Ok, posso soltanto sollevarlo. Sì, Pippo, se ti levi dal cazzo. Un trio verde, che però non possiamo utilizzare. E un punto per salvare. Ok. Però, scusa, se uso... Che fa, Pippo? No. Vabbè. Occhio che qui, ecco, appunto, compariranno tanti di quei nemici. Bello che anche loro non sanno dove si trovi la serratura. Aia. Ok, c'è qualcosa qui? Ok. Possiamo salire un po' ovunque qua, eh? Che cazzo? No! Dovete farmi esplorare. Oh, ma perché loro adesso sono così rompicoglioni? Che sono delle pippe. Un attimo. Ritorniamo qua sopra. E apriamo questo. Mega etere. Qui non possiamo passare. Qui c'è questo. Forbice gambe. Ma sto tappeto qui? Il tappeto è volato verso il deserto. Ma esploriamo ancora la città. Ok. Mega Elisa, ammazza la roba che c'è. Oh. Salutiamo pure qua. Dove siamo finiti? Ok. No, volevo saltare. Perché non hai saltato? Madonna, che urto. Io ci rivado. E lui? Sono proprio tempi duri. Guarda la faccia che c'ha. Ah, ok. Vende di chiedere. Mannaggia che ne possiamo prendere soltanto uno. Però vende gli etere.
Manni a me. Cottage. Ok, poi c'era un altro palo di qua che potevamo salire. Su cui potevamo salire, che era questo qua. Ah, ci porta sempre qui, va bene. Allora, il fatto è che potremmo andare pure di qua. Solo che non possiamo salire. E c'è una cassa lì, quindi... Là davanti non si può andare. Quindi l'unica è andare di qua. Sono Jasmine, mio padre è il sultano di Agraba. Ah, quindi tu saresti una principessa. Ma è stato deposto da Jafar, che ora controlla la città. Jafar? Non lo conoscete? È il visir reale, con i suoi poteri magici ha sottomesso Agraba. Sta disperatamente cercando una cosa che lui chiama serratura. Jafar mi ha sorpresa durante la fuga, però lui mi ha aiutata. Chi ti ha aiutata? Ci eravamo nascosti insieme, ma poi se n'è andato per occuparsi di una certa cosa. Spero proprio che Aladdin stia bene. Aladdin? Where might I find this street rat? Jasmine, allow me to find you more suitable company, my dear princess. These little rats won't do, you see. Jasmine, run! Ah, the boy who holds the key. Quindi ci sarà anche a... Porco Giuda! Non volevo rompere le casse, vabbè. Si rigenereranno, immagino. A parte che bastano queste, quindi. Che qui c'è il forziere. Oltre che la serratura qua. Cioè, non la serratura, una serratura. Chi manca? Mega pozione. Abbiamo aperto un cancello che non so dove si trovi. Anche qui ovviamente il platforming è presente. Ah, eccola la porta, abbiamo aperto, ok. Ciao. Ah, ok, siamo qua. Ma come andiamo avanti? La strada principale. Ah, forse dobbiamo andare nel deserto adesso. Non c'è più il venditore. Andiamo. Ah, siamo sempre nella strada principale però così. Noi dovremmo andare nel deserto però in realtà. Proviamo a uscire da qua. Il deserto, ok. Bene, immagino che il tappeto ci guiderà, spero. Io ogni volta che trovo un punto di salvataggio, ragazzi, salvo. Così, proprio. Saremo sul tappeto? Vai. Sta per schiattare, oddio. Ok, Pippo è salito di livello. Madonna santa benedetta. Mi stanno facendo un botto male.
course, not again. Genie, get rid of these guys. Wish number one coming right up. I see. Thanks, Sora. Aladdin, what are you doing out here? Same old stuff, hunting legendary treasure. Just paid a visit to the Cave of Wonders. I found that magic carpet. And this lamp. Legend has it that whoever holds the lamp can summon... Please, kid, leave the intros to a professional. The one and only Genie of the Lamp. Rub-a-dub-dub the lamp and have your dearest wishes granted. His winner is Aladdin. Congratulations. Aladdin what? Patience, my fine feathered friend. Any three wishes. Oh, one wish, a two wish, a three wish. Then I make like a banana and split. A lucky winner made his first wish. And let me tell you what a doozy that wish was. So he has two left. So, master, what do you have for wish number two? How about making me a fabulously wealthy prince? Whoa! Money, royalty, fame! Why didn't I say that? Okay, you asked for it. 100 servants and 100 camels loaded with gold. Just say the word and I'll deliver it in 30 minutes or less, or your meal's free! Hey, I'll even throw in a cappuccino. No thanks. Okay. I think I'll put that on hold until we reach Agrabah. Oh, why a prince? You see, there's this girl in Agrabah named Jasmine. But she's a princess, and I'm... she could never fall for a guy like me. Princess? Jasmine? Oh, that's right. She's in trouble, Aladdin. What? Well, come on, let's get going. Perfetto. No, rimarremo noi tre per il momento. Outdoors. I guess you don't get out much, huh? Comes with a job. Phenomenal cosmic powers, itty bitty living space. It's always three wishes, then back to my portable prison. I'm lucky to see the light of day every century or two. Say, Genie, what if I use my last wish to free you from the lamp? What do you think? You'd do that? Genie? It's a promise, after we help Jasmine. Perfetto. Oddio. This is it. This is it. Dai, muori, su. No, Oh. Madonna. Tra l'altro... genio incredibile nel film di Aladdin, doppiato da Gigi Proietti, e in originale mi sembra fosse doppiato da Robin Williams. Pace all'anima sua. Ma è sempre stata bloccata quella strada lì? No, non era bloccata prima. A posto. Un po' di manni che non fanno mai male. E siamo nuovamente qui. Madonna santa benedetta! Ok. Finiti? Dove sto mirando? Dove mi sta mirando esattamente? Ok. Allora, con calma. Ah, pure qua è chiuso. E dobbiamo per forza passare da di qua. Guarda, che
che si fotta il vaso. Via. Qui è sbloccato? Sì. Let's go. Palazzo Reale. Un po' di esperienza. Allora, vediamo un attimo. Qui non si può entrare. Non si può salire da nessuna parte. Oh. E siamo saliti di livello. Manca Paperino. Abbiamo preso qualcosa, mi sa di no, eh. Ah, abbiamo altri slot AP. Iperguardia. Potremmo mettere destrezza. O potremmo... Beh, no, impatto caos non lo tolgo. Sarebbe interessante incrocio sonico, però vedi, meno 2 PM. Mettiamo tanto destrezza. Ah, mettiamo pure Berserk a questo punto. Ah, questa è casa sua. Così Jafar vuole Jasmine e questa serratura. Serratura, eh? Gioierei di averla già sentita nominare da qualche parte. Davvero? Dove? Aspetta, dov'ero? Era solo 200 anni fa. Comunque dobbiamo fermare Jafar prima che sia troppo tardi. Bene. Approfittiamo per salvare. Come fermiamo Jafar? Esattamente. Se l'entrata al castello è bloccata. Aspetta, ma ora è bloccata anche questa via. Perché è bloccata pure quella via? È sbloccata questa però. Ok. Il bazar. Ah, merda! Cosa? Ma quindi sono imbattibile adesso? Bene. Paperino è salito di livello. Lassù non possiamo salire. Qui c'è un forziere. Se quando cazzo lo apriamo questo? Ma che sta facendo Paperino? Paperino, datti una mossa! Oh, 96. Porco Giuda! Danno tutta questa esperienza loro? Tornate normali? Grazie. Ok. Madonna mia, ragazzi. C'è stato un attimo di delirio, ma... Bravo Pippo che ha preso tutti i manni. Maghetere. Allora, andiamo ad aprire il forziere. Tundaragami. Anello Fire. E sblocchiamo questa serratura. A posto. E si torna indietro. Mo, dobbiamo rifarci tutta la strada. Andiamo qui. E di qua. Ah, pensavo salisse. E allora ho fatto inutilmente il viaggio a casa di Aladdin. Vabbè.
In realtà non tanto inutile, perché comunque ci siamo curati e abbiamo salvato. Eccoci qua. Ciao. Eccoli lì. Prima di buttarci giù, però magari, come ho detto. Setting your sights a little high, aren't you, boy? Back to your hole, street rat. I will not allow you to trouble the princess anymore. Jasmine! I'm so sorry, Aladdin. Genie, help Jasmine, please. One wish left. You're making this really easy, you know? So sorry, boy. I'm afraid your second wish has been denied. Huh? I'm sorry, Al. And now, I bid you all farewell. Attack! Che cazzo sono quelli? Ah, gli fanno da scudo? Ma sono un boss? Ah sì, guarda, è una specie di mille piedi. Aia! Sta fuggendo. Dov'è Jasmine? L'avremmo liberata. Boh, vabbè. Merda. Dove vai? Dove vai? Vieni qui. Eliminiamo i vasi. Così almeno non può avere più il corpo. Dov'è andato? Ma sono infiniti i vasi! Aiuto! Gli ha dato help, ma non è lei. Guarda dove cazzo è andato. C'ho un vaso solo. Merda! Ma come fa? Un attacco infinito. Merda. Pure Pippo ci ha abbandonati. Aia. No, 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 no. A parte, noi abbiamo destrezza. Basta! Oh, ce l'abbiamo fatta! Raggio di luce. Jasmine!
on, let's move! No, 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 via, via. Devo un attimo andare a salvare e a capire che cosa ho imparato. Allora, salviamo. Vediamo un po'. Tanto anello fire, anello fira addirittura ci abbiamo. Annulla il 20% di danno di fuoco aumenta il valore di difesa. Più potenza con più oggetti uguali attivati. Aumenta leggermente i punti vita e punti mana e punti magia massima. Aumenta la forza di magia e invocazioni. Sarebbe da mettergli il raggio di luce, eh? Anche se ha meno AP. Vediamo un po'. Ah, non può far aspira danno. Questa però l'ha imparata adesso. Subendo dei danni, i punti mana sono ripristinati. Maggiori danni, maggiori PM recuperati. No, 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 allora aspetta. Allora aspetta. Al posto di collana protect gli mettiamo corno di Ifrit. E via. Così. Così sei a posto. Compriamo dell'etere da lui. Compro solo etere da lui perché per ora è l'unico che ce lo può dare, cioè è l'unico che lo vende, quindi. Ah, ok. Poi. A posto. Siamo pronti per proseguire. Spero. Dobbiamo andare al deserto però. Anzi no. Che dico? Ci abbiamo ancora delle cose da far qua. Per adesso possiamo andare là. Collana... cosa? Collana chi? Ah, Protera. Aumenta il valore di difesa. Ok. Qualcuno c'ha la collana Protect? No. Sì, io. Non possiamo arrivare là sopra, quindi... Che cazzo sono tutti questi vasi? Ah! Tech. Ah, finché non trovavamo lui? Che cazzo? Come lo distruggi? Aiuto! Ok, allora, cosa dobbiamo fare?
La testa della tigre è controllata dagli Heartless. Distruggi il potere dell'oscurità. Cosa? Pippo, levati che non vedo! Come dovremmo attaccarlo esattamente? Mica ho capito. Cioè, basta colpire gli Heartless che sputa fuori? Madonna santa benedetta, oh. 875 attacchi. Aereo. Oddio. Dove vado? Dove vai? Oddio, zitti tutti. Zitti. No. Aiuto. Ma perché non lo prendo? Ma che cazzo c'è qui? Ok, un occhio è andato? Credo proprio di sì. Bravo Pippo! Dov'è Pippo? Cosa è caduto laggiù? No, sta ancora lì Pippo! Che cazzo fa Pippo? Sta fermo lui! Colpiscilo! Madonna, mira all'occhio, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Oh, gliel'abbiamo fatta! Madonna mia,
C'è un punto per salvare, mi sa, dentro. No, non vedo punti per salvare. This should help. This is it. Ok. Con calma. Ovviamente. Madonna, proprio adesso dovevo risalire. Occhio che cado. Madonna mia. Impossibile andare indietro. Grazie. Maghetere. Dubito di poter arrivare là sopra. Magari con la palla. Se salto sopra la palla. C'è la palla, il masso. Se ci fa la cortesia di venire. Sto cazzo. Ecco. Lo spawno di pure altri nemici. Aia. Ma come cazzo ha fatto? Ha trapassato il pavimento. Dark Souls. Dammi l'oggetto. Ok. Collana potera. Un altro. Bene. Devo salvare. Voglio salvare. Ma guarda sto figlio di troia, oh. Oh, almeno ci ho dato una pozione. Oddio. Buttiamolo di sotto. Ma perché doveva rimanere appeso? La sala oscura. Niente. Oddio. Un punto per salvare. Pagina strappata. Una pagina di Winnie the Pooh. Bene. No, non ci arrivo. Forse da qua. Niente. Dai. Oh. Perfetto. Allora, io direi di fermarci qui, ragazzi. sarà bella tosta, secondo me, fare questo pezzo. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Kingdom Hearts Final Mix, dove immagino andremo a sconfiggere Jafar e a salvare Jasmine. Ciao a tutti, ragazzi.